Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi in questo video andremo a parlare delle lame per il seghetto alternativo. Apparentemente tutte uguali, ma realmente molto differenti l'una dall'altro. Anche a parità di lavorazione e di tipo di materiale che riescono a lavorare, ci sono delle notevoli differenze l'una dall'altro. Quindi andremo a vedere come riconoscerle, come andarle a scegliere in base al lavoro che si deve andare a fare, le caratteristiche principali come il tipo di taglio, lo spessore, il tipo di materiale. Prima di entrare nel dettaglio di questo video, ricordo per chi non l'avesse fatto ancora di iscrivervi al canale. La prima cosa in assoluto che bisogna andare a guardare, ovviamente, quando si va a acquistare una lama per seghetto alternativo è il tipo di attacco. Ormai il 90% di lame per seghetto alternativo praticamente ha questo tipo di attacco chiamato a baionetta. Quelli un po' più datati, comunque, l'altro tipo, l'alternativa a questo tipo di attacco è quello, praticamente ora non ne ho una presente, ma ha la parte finale con una U e dei fori, dove poi in maniera retta cominciano le lame. Questo qui molto spesso non può essere montato sul classico tipo di seghetto alternativo, quindi non quello con l'attacco a baionetta. La prima domanda che dobbiamo farci quando dobbiamo andare a acquistare delle lame per seghetto alternativo è che tipo di lavoro dobbiamo andare a fare. La mia scelta molto spesso è quella di spendere qualche euro in più e andare a acquistare dei kit dove trovo un po' tutte le lame per un uso hobbistico. La maggior parte delle lame per seghetto alternativo viene spesso utilizzata per legno, quindi in questo caso gran parte della confezione appunto è dedicata al legno, o per metallo. Per metallo si intende ovviamente lamierini di al massimo un paio di millimetri, 2-3 mm al massimo. Ovviamente non possiamo andare a pretendere un taglio preciso o comunque un taglio su un quadralino, spesso magari 5, 6, 1 centimetro. In questo caso non è questo, secondo me, l'accessorio più adatto al nostro lavoro. Cosa ci salta subito all'occhio? Perché queste lame sono apparentemente simili fra loro, ma hanno dei codici diversi? Semplicemente, o meglio, perché il tipo di funzione che vanno a fare, il tipo di taglio che vanno a fare, praticamente è molto differente. Partiamo da quelle per il legno. Notiamo subito tre differenze di colore, o questa la cambio perché è un po' usurata, quindi magari non si vede bene il dettaglio. Tre differenze di colore, ma questo poco importa, ma soprattutto una differenza di dimensione della lama, sì, ma anche del dente. Il primo caso è una lama che è sempre attacca a baionetta, quindi sempre monta sempre su qualsiasi tipo di seghetto alternativo con questo tipo di attacco, molto più stretta e anche più piccola, perché questa è una lama che è specifica per bassi spessori, quindi dai 2 mm al massimo 15 mm, ed è specifica per fare tagli curvi. Infatti il fatto che sia più stretta rispetto alla lama tradizionale permette di poter piegare il seghetto alternativo destra-sinistra e di andare a fare anche delle S molto strette. Vedremo ovviamente di tutte le lame di cui sto parlando poi la dimostrazione. Poi c'è questa qui, che è ovviamente più larga, anche più spessa, e ha dei denti molto accentuati. A co cosa serve quindi una lama del genere? Questo tipo di lama praticamente serve per andare a fare tagli netti molto grossolani su spessori che possono variare dai 5 mm fino ai 50 mm, quindi 5 centimetri. Ovviamente un tipo di dente così largo farà sì un taglio più veloce, un taglio più netto su spessori anche più elevati, ma ovviamente andremo a perdere di qualità. Quindi immaginate di lavorare su un abete o su un laminato, quindi truciolato rivestito. La qualità del taglio sarà fra le varie ipotesi. Fra le varie possibilità di utilizzo è quello che sicuramente andrà a scheggiare di più. Poi c'è quella con il taglio un po' più pulito, dove, o meglio, molto più pulito, in cui andiamo ad avere dei denti molto più stretti, ma soprattutto bilaterali, nel senso uno va a destra e l'altro va a sinistra. Questo mi va a dare dei tipi di tagli sicuramente più puliti, ma ovviamente andiamo a abbassare lo spessore. Qui scendiamo a un massimo di 3 centimetri. Ovviamente fra questa qui e questa qui ci sono degli intermedi. Abbiamo quest'altro tipo di lama che è molto simile a questa, ma ha più denti. Quindi andiamo a lavorare con spessori fino a 4 centimetri e abbiamo un intermedio
di pulizia fra questa lama e questa lama qui. Altra particolarità che voglio farvi notare è che i denti sono tutti rivolti verso l'alto. Di conseguenza, quando vanno a tagliare, andranno a spingere il pezzo contro la suola del seghetto alternativo. Questo fa sì che la parte su cui stiamo lavorando, la faccia su cui stiamo lavorando, si scheggerà un po' di più. Quindi il taglio più pulito paradossalmente sarà sulla parte di sotto rispetto alla suola. Ma avremo meno sobbalzi. Immaginate infatti di avere, esistono in commercio delle lame con i denti verso il basso, dove il taglio che andremo a fare a vista, quindi sul lato dell'operatore, sarà più pulito, ma di contro rischiamo di avere più sobbalzi perché il dente spingerà il seghetto alternativo in alto rispetto al pezzo su cui stiamo lavorando. Ovviamente questo non è un errore, è in base alle esigenze. Molte volte il seghetto alternativo viene utilizzato per un lavoro su cui le due facce devono stare a vista, ma con questo tipo di lama è più probabile che una delle due facce venga scheggiata di più rispetto all'altra. Ed è questione di costruzione della lama. Vi faccio vedere ora nel dettaglio e da vicino, se riesco col mio telefonino a inquadrare. Per chi non lo sapesse, faccio tutto con un telefonino, non ho videocamera né computer per il montaggio, quindi purtroppo la qualità non è il massimo. Quindi, ricapitolando, questa è la lama più stretta, che ci permette di fare tagli curvi molto stretti e lavora con spessori fino a un massimo di 1,5 cm. Quella che serve un po' più per stroncare, per fare tagli netti, magari per i primi tagli, per anticipare e facilitare poi le lavorazioni successive. Come vedete, i denti sono abbastanza larghi, permette appunto di essere un po' più veloci e poter lavorare con grossi spessori. Infine questa qui, che è quella che ci permette di avere tagli un po' più puliti per uno spessore massimo di 30 mm. Questo per quanto riguarda il legno. Andiamo a vedere ora quelle per il ferro. Il ragionamento sulle lame per il metallo non fa molta differenza. Infatti abbiamo la lama, quella con denti più stretti, dove riusciamo a lavorare lamierini fino a 3 mm, con un taglio sicuramente più lento rispetto a quella con denti più larghi, dove abbiamo la possibilità di lavorare fino a spessori di 1 cm, se parliamo di materiali come l'alluminio. Inoltre è anche possibile tagliare dei tondini vuoti con spessori massimo di 30 mm, ma quello che fa fede ovviamente è comunque sempre lo spessore del metallo in se stesso. Fatta questa panoramica generale, ovviamente soffermandomi per lo più a quello che è il mio mondo, il mondo di questo canale, quindi il legno, andiamo a fare ora delle prove. Cominciamo a fare qualche test partendo dalla lama per tagli curvi. Su quello che riguarda l'utilizzo del seghetto alternativo, come andrà a utilizzare e quali sono le sue funzioni, vi lascio il link in descrizione per un video dedicato. Intanto partiamo appunto con l'utilizzo della lama per tagli curvi, come la vado a inserire? Andando a posizionare la lama con i denti verso l'esterno rispetto al seghetto alternativo. Quindi lo vado a inserire praticamente su questa feritoia fino a quando non arriva praticamente totalmente ad essere imbattuta. La lama deve stare all'interno di questo cuscinetto, che è quello su cui scorre, e nel mio caso con una chiavetta a brucola vado a serrare il morsetto che tiene la lama. Tutte queste operazioni ovviamente fatte non avendo ancora inserito la spina. Metto i miei dispositivi di protezione, quindi guanti, occhiali e cuffie per il rumore, e partiamo con il primo taglio.
Cosa notiamo da questo primo taglio? Innanzitutto la facilità di curvatura del seghetto alternativo rispetto a una lama con la più larga, sicuramente ho trovato molto più facilità. Sulla parte dove in cui ho lavorato, quindi questa è la faccia rivolta verso l'operatore, ho questo tipo di scheggiatura. Andando a girare il pezzo, praticamente non ho quasi nessun tipo di scheggiatura, è proprio leggermente scheggiato, più che altro ruvido da questa parte. Vi faccio rivedere la parte su cui ho lavorato e la parte dietro. Con questo tipo di seghetto alternativo posso andare a realizzare, questo è un MDF da 6 mm, facilmente delle sagome, poterle decorare, quindi creare anche lavori più decorativi o comunque più piccolini. Passiamo ora ad andare a utilizzare la lama per tagli su spessori più grossi, con dente bilaterale, quindi destra-sinistra, più pulito e con una velocità di taglio media. Secondo test, quello della lama per tagli puliti, lo vado a fare su una porzione di pavimento laminato. Infatti molto spesso lo utilizzo quando mi capita di installare questi pavimenti. Mi sono trovato bene con questo tipo di lama che ha un buon rapporto di velocità e pulizia taglio. Facciamo due test considerando tagliando prima da questa faccia e poi dall'altro lato. Vedremo così la differenza di pulizia. Come avete visto, il taglio è comunque stato rapido, parliamo di uno spessore di 12 mm di pavimento laminato e come potete vedere ha comunque qualche scheggiatura. Se invece giro il pezzo al contrario, la parte sottostante, il taglio sicuramente è più pulito. Farò la cosa di ribaltare la tavola di laminato ed è fare un taglio molto simile a quello che avete visto. Li metteremo a confronto e anche in questo caso andremo a valutare la pulizia del taglio con il giusto posizionamento del pezzo. Mettiamo i tagli in paragone. Come avete visto, entrambi sono stati comunque abbastanza veloci e il lavoro che ho ottenuto, questo è quello di poco fa che vi ho fatto vedere precedentemente, il secondo è questo qui. In questo dettaglio è evidente come il senso di taglio della lama sia importante per ottenere lavori comunque accettabili. Soprattutto in questo caso siamo riusciti a ottenere una pulizia ottimale. Parliamo di pavimento laminato, quindi secondo me per questo tipo di lavorazione, nel momento in cui si deve andare a fare lavori su questo tipo di materiale o anche del truciolato rivestito in melaminico, classica mensolina per intenderci, o mobiletto industriale, secondo me questa è la lama da utilizzare per avere un buon risultato. Passiamo a fare ora il taglio con la lama per taglio grosso, quindi comunque rapido, ma taglio di prima lavorazione. Quindi andrò a tagliare in questo caso uno scarto di listone di abeti di spessore di circa di 4 cm, farò un taglio e vedremo e valuteremo sia velocità che pulizia di taglio, che mi aspetto sicuramente non sia delle migliori. Considerando che ho tagliato controvena un listone di abete con una lama con denti così grossi, la scheggiatura è evidente, soprattutto in uscita. La cosa che mi ha sorpreso comunque è che almeno da questa parte il dente entra, praticamente va a incidere il legno, comunque sono riuscito a ottenere una buona lavorazione. Sicuramente questa, come vi dicevo, è una lama da utilizzare per i primi tagli quando si cominciano i lavori su materiali grezzi. E quello che ne dà il vantaggio di chi se ne trae è sicuramente la velocità di taglio. Facciamo la stessa lavorazione con la lama che avevo montato prima per poter fare un paragone efficiente. Quindi smonto questa e rimonto quella che ho utilizzato per il laminato. Vado a fare lo stesso taglio e vediamo la differenza.
taglio sicuramente più pulito, sia da una parte che dall'altra, ma come avete visto il taglio è stato molto più lento. Da questo esempio voi valuterete quale utilizzare per i vostri lavori in base alle esigenze che avete. Passiamo ora a fare qualche esempio sul metallo. Andremo a tagliare con queste due lame, quelle viste precedentemente per il metallo, quindi una con denti più stretti e una con denti più larghi, lo stesso materiale, ossia una piattina di 2 mm di spessore. Considerazioni su questa lama. Sinceramente questo fatto che abbia denti così larghi per il metallo non mi è piaciuto tantissimo. Ho notato mentre lavoravo una certa vibrazione un po' più del dovuto, probabilmente anche perché questo è troppo sottile, magari per il fatto che sia spessore vibrava anche, quindi magari il difetto può essere dato anche da questo, ma se dovessi fare la scelta andrei sicuramente a fare un taglio con questi con denti molto più stretti. E quindi anche in questo caso, con gli esempi che ho fatto, fate le vostre valutazioni. Anche in questo caso siamo arrivati alla fine del video. Spero che quanto visto finora possa essere stato utile di chiarimento, soprattutto che davanti a un banco di un grosso centro commerciale per il fai da te avete ora meno dubbio su quale lama per seghetta alternativa andare ad acquistare. Chi conosce questo canale sa che non si va a parlare quasi mai di prodotti per professionisti, ma per hobbisti e per le persone a cui piace fare del fai da te. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Ricordo, per chi non l'avesse fatto ancora, di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!